Buonasera, vi ringrazio per la vostra presenza, questa sera continuiamo eh, le nostre lezioni di storia della Chiesa e eh, ci occupiamo della Chiesa nella cosiddetta età barocca, quindi diciamo che più o meno parleremo dei secoli XVII-XVIII e abbiamo parlato la volta scorsa appunto del Concilio di Trento, che ha dato una svolta molto molto importante alla, alla Chiesa Cattolica e eh, adesso vediamo un po' che cosa poi eh, ne è seguito nei secoli successivi. E partiamo con, io ho messo questo titolo, nuovi mondi. Sappiamo bene che eh, il mondo si era allargato e non poco, e non poco, e Cristoforo Colombo nel 1492 aveva scoperto le Americhe, precisamente lui era sbarcato nell'isola di San Salvador, pensando che fossero le Indie, <ride> e invece erano, aveva scoperto un nuovo continente. Poi abbiamo Vasco da Gama, Gama che era, aveva raggiunto, raggiunto l'India eh, circonna, eh, circonnavigando l'Africa. Quindi aveva aperto proprio un nuovo, nuovo diciamo così, percorso e, e tutto questo eh, diciamo, aveva portato anche, oltre a un, sicuramente a un, in, in, diciamo così, un intento eh, diciamo così, di conquista, quindi ricordiamo i conquistadores, eh, aveva portato con sé anche un certo intento missionario che è chiaramente purtroppo non era espresso molto bene dai metodi dei conquistadores che, che sappiamo che erano piuttosto duri. E, infatti i missionari, adesso in, in particolar modo eh, quelli delle Americhe, i missionari, eh, essendo sempre, eh, diciamo così, eh, quei conquistadores, venivano visti come appunto dei, degli oppressori. Eh, la, fede, la stessa fede eh, cattolica veniva vista da quelle popolazioni. Come la fede de degli oppressori, e quindi era difficile, eh, diciamo eh, che passasse nella sua eh, reale, eh, diciamo, eh, nel suo reale carattere. Però a un certo punto eh, alcune figure eh, cominciarono a, a presentarsi e a, a fare le cose in modo diverso. Ricordiamo il famoso eh, Bartolomé de las Casas, che era un domenicano. E lui si batté per anni affinché gli indigeni d'America non venissero maltrattati o sfruttati. Dobbiamo dire una cosa. Inizialmente propose a Carlo V di sostituire nel, nel durissimo lavoro nelle miniere eh, gli indiani d'America con gli schiavi africani. <ride> Però poi a un certo punto ritrattò questa posizione e, eh, e si mise a difendere anche queste popolazioni. E Pietro Clavé, che invece era un gesuita, eh, ugualmente si, cioè, si batté estenuamente in Africa proprio per, perché, non eh, per, perché non venissero schiavizzate queste popolazioni e per questo eh, venne anche molto, molto perseguitato e malvisto. Poi abbiamo la grande figura di Francesco Saverio che eh, a servizio del Portogallo Uh, sbarcò a Goa in Oriente e compì la sua opera missionaria nella penisola di Malacca che è poi la Malesia ecco lui praticamente sbarcò qui e qui fece la sua opera di evangelizzazione e visitò anche il Giappone tra l'altro arrivò in Giappone in un periodo piuttosto intenso che era quello eh, del cosiddetto periodo Sengoku della loro epoca eh, delle loro, insomma mh, C'erano diversi signori della guerra che combattevano. Lui ebbe modo anche di eh, scrivere delle cose terribili che vedeva mh, in, quel, in quel paese piuttosto complicato. E, mh, poi abbiamo Roberto De Nobili e qui eh, c'è un discorso molto eh, interessante da fare. Anche lui, eh, lui era un gesuita, anche lui e eh, mh, lui eh, ebbe a appunto a, pre a, a predicare nell'India del Sud. Ma cosa fece? Siccome queste popolazioni avevano già una grande tradizione religiosa, eh, lui cercò un modo per eh, portare la fede in una maniera comprensibile a queste persone. Tant'è che a un certo punto... Eh, vederlo anche un po' da sua, questo suo strano abito come viene ritratto, lui eh, si, eh, si vestì come, si, eh, e cominciò a vivere come un bramino per eh, diciamo convincere a portare alla fede la casta dei bramini e eh, questo eh, era il cosiddetto metodo dell'adattamento e eh, a seguire visto il suo successo anche i suoi confratelli cominciarono a utilizzare questo sistema per convertire le altre caste, perché noi sappiamo che in India ci sono le caste, quindi anche, anche gli altri cercarono di, eh, di portare la fede in questa, diciamo così, in qualche modo, eh, inserendola in questa cultura già preesistente. Ed ebbero un certo successo. Il Papa Gregorio v, il XV permise nel 1623 questo, questo sistema, però eh, ad un certo punto eh, scoppiò una polemica su questi metodi, eravamo o no nell'ortodossia, perché effettivamente ci, si era proprio anche creato una serie di riti particolari eh, che potevano essere compresi da queste popolazioni e eh, questi, eh, dopo alterne vicende che vedremo anche dopo, questi cosiddetti riti malabarici vennero condannati da Benedetto XIV eh, nel 1742 e eh, a seguito di questo la missione indiana eh, fu piuttosto compromessa, non si riuscì più eh, a in, introdurre in una maniera efficace il cristianesimo nell'India. Questa è la regione dove De Nobili sbarcò nel 1605, la regione di Madurai. E poi abbiamo eh, Matteo Ricci, l'apostolo il, il, eh, diciamo, della Cina. Similmente, Matteo Ricci, un, sempre un gesuita, eh, visse come dignitario alla corte dell'imperatore di Pechino, eh, come un astronomo e matematico, tra l'altro stimatissimo. Uh, addirittura eh, un suo confratello, von Bell, cioè, divenne effettivamente un mandarino, che era una carica veramente molto, molto importante. E, mh, anche loro, studiando la cultura locale, e in qualche modo eh, trovarono, trovarono il modo di. Eh, presentare il cristianesimo in una maniera comprensibile a queste popolazioni e conquistarono la fede quasi 270.000 cinesi. Tant'è che nel 1692 un dito di tolleranza dell'imperatore dell cinese permise la costituzione di una chiesa cinese indipendente. Eh, Matteo Ricci eh, cosa faceva? Insegnava la fede cristiana innestandosi, come abbiamo detto, nell'esperienza religiosa che era già presente però eliminando tutto quello che era specificamente pagano e presentando il cristianesimo come il punto più alto della religiosità cinese. A un certo punto i francescani e i domenicani, nonché i gesuiti che erano rimasti a Roma, accusarono Ricci di non essere più nell'ortodossia, di avere ormai oltrepassato, e il Papa Innocenzo X proibì nel, 600, nel 1645. Questo, mh, questo sistema di adattamento. Poi mh, alterne vicende. Alessandro VI mitigò il divieto, poi venne di nuovo inasprito nel 1692, eh, nonostante eh, le, le grandi approvazioni di questo insegnamento da parte dello stesso imperatore Kong Xi e nonostante le, le raccomandazioni di quest'ultimo al Papa, eh, il divieto eh, rimase mm, a Roma, non, non ne vollero sapere. Poi il legato apostolico De Tournoni, che venne inviato in Cina nel 1707, col suo comportamento provocò la rottura dei rapporti tra la Santa Sede e l'imperatore e morì là in prigionia. L'imperatore, a quel punto, l'imperatore cinese, proibì la predicazione della fede cristiana con forme diverse da quella proposta dai gesuiti. Nel 1723, Innocenzo XIII mitigò ancora una volta il divieto. Ma come abbiamo già detto, a un certo punto eh, Benedetto, Benedetto XIV, che è il nostro cardinale Lambertini, eh, disapprovò definitivamente questo tipo di eh, rituale. E subito dopo iniziarono le persecuzioni dei cristiani cinesi e soltanto nel XX secolo si riprese un po' la missione in Cina. Più undicesimo e più dodicesimo revocarono il divieto di questi riti, ma era ormai troppo tardi, perché ormai in Cina era, era caduta, diciamo, la monarchia dell'imperatore e c'era il comunismo. E adesso torniamo di nuovo a parlare della situazione qui in Europa. Cosa era successo dopo il concilio di Trento? Eh, dopo il concilio di Trento il papato. Si era molto rafforzato perché eh, i, vari, i vari padri conciliari avevano lasciato al pontefice eh, il compito poi di attuare il concilio e quindi il, il papa era di aveva di nuovo acquisito un forte, un, un forte potere. E Sisto V, che vediamo qui eh, in questa immagine, questa è la, la sua statua che si trova nella sua tomba in Santa Maria Maggiore a Roma, riorganizzò con precisi compiti le 15 congregazioni cardenalifie e le dotò di funzionari particolari, i cosiddetti nunfi, che avevano forti poteri e che eh, erano un po' dislocati in tutti i punti più importanti d'Europa. E, e questo contribuì non poco a consolidare il potere papale, tuttavia vi furono chiaramente delle eh, opposizioni. Sicuramente il centralismo di Roma non era visto di buon grado eh, eh, dall'ascesa degli stati assolutisti che si stava eh, compiendo proprio in quel periodo e l'emblema di questi stati era Luigi XIV, il re Sole. E guarda caso, proprio in Francia si svilupparono correnti di pensiero e movimenti che osteggiavano il potere papale. E adesso le vediamo un po' in rassegna, piuttosto diciamo così in modo eh, succinto. Abbiamo il gallicanesimo. Secondo Pierre Pitou, che era un sacerdote, il re francese aveva l'autorità di convocare i concili nazionali, di abolire la giurisdizione dei nunzi in Francia, di appellarsi a un concilio anche contro la volontà del Papa e di porre il veto sulla validità dei decreti pontifici. Diciamo che ehm, quando pensiamo a questo tipo di ehm, pensiero dobbiamo pensare al famoso cardinale Richelieu, che, guarda caso, <ride> è un po' l'emblema di questo modo di pensare. Richelieu è Mazzarino, il suo successore. Pensate che si arrivò quasi allo scisma. Il Parlamento parigino a un certo punto costruisse la facoltà teologica. A riconoscere le teorie gallicane che ponevano il concilio al di sopra del Papa e negavano l'infallibilità del Papa ex catedra. Vennero eh, promulgati i quattro articoli gallicani con queste eh, diciamo eh, appunto affermazioni nel 1682, però a causa delle forti proteste, Luigi XIV dovette revocarle nel 1693, ma solo formalmente perché di fatto restarono in vigore fino al Concilio Vaticano I. E questa era una delle correnti che osteggiavano il papato. Poi abbiamo il Jansenismo. Quello che vediamo è il suo diciamo così, iniziatore, Cornelius Jansenius, che era un vescovo belga e mh, proponeva eh, un questa mh, diciamo, così corrente di movimento spirituale, proponeva un severissimo rigore che però introdusse a un certo punto nella teologia e nella pietà cattolica delle dottrine che erano affini a quelle del calvinismo e pensare che era nato per combatterlo e invece in qualche modo eh, erano entrate delle, eh, diciamo, dei, dei moduli che erano propri del, del Calvinismo, in particolare sulla questione della predestinazione. Innocenzo X, eh, che è stato Papa dal 1644 al 1659, dichiarò eretiche alcune frasi dell'Augustinus di Jansenius, che era un'opera dove lui aveva esposto questo, appunto questo, queste idee. Il centro principale del Jansenismo era Port Royal, nei pressi di Versailles. Era un monastero femminile cistercense che era retto da una badessa. Molto energica, Angélique Arnaud, che raccolse eh, dotti e, e teologi laici del calibro di Antoine Arnaud e Blis Pascal. Gli appartenenti a questo circolo accusavano i gesuiti di lassismo in materia di teologia morale e posero delle condizioni così rigide per l'accesso ai sacramenti che di fatto i, i fedeli non riuscivano più ad accostarsi, a, per esempio, all'Eucarestia. Kenel, che era uno dei loro diciamo così, ideologi, portò al culmine queste lunghe controversie che si generarono contro il papato, eh, finché alla fine eh, egli stesso non fu espulso dalla Francia dal re Luigi XIV, che eh, fece anche demolire Port Royal. Poi Clemente XI condannò 101 proposizioni del libro appunto, di Quenelle, che è Reflexion Morale sur le Nouveaux eh, Testament, scusate il mio eh, francese un po' maccheronico, e con la bolla Unigenitus, eh, che in Francia divenne legge dello Stato, quindi eh, Luigi XIV eh, la elevò a legge, eh, il giansenismo venne messo proprio come al bando e perse molto della sua influenza, i giansenisti eh, emigrarono in Olanda dove fondarono una propria chiesa scismatica. E poi veniamo anche all'episcopalismo. Chiaramente eh, mh, questo nuovo mh, rinnovato potere del, del Papa eh, non veniva visto mh, di buon occhio da certi, da certi vescovi particolarmente importanti eh, in quanto il nunzio di per sé a volte limitava il potere del presule locale. Il vescovo di Treviri, eh, Jean-Nicolas von Hontheim, che è questo signore che eh, vediamo, Qui eh, nella slide, ehm, scrisse un, uh, un libello de Stato, Ecclesia, Et Legittima, Potestate, Romani Pontifici, ehm, stappato con lo pseudonimo Febronius, e questo diede vita al cosiddetto Febronianesimo. Affermava che il Papa aveva solo un compito di guida e di tutela sulla Chiesa. Quindi la Chiesa, da monarchia pontificia, doveva divenire una pluralità di chiese nazionali raccolte in un concilio ecumenico. Questa era la sua idea. Gli arcivescovi di Colonia, Magonza, Treveri e Salisburgo si, erano, si unirono in una um, coalizione che veniva chiamata la Putazione di Ems nel 1786 per un'azione comune contro l'annunziatura che era stata uh, costituita a Monaco proprio in quegli anni. E eh, questi, queste forze in qualche modo, eh, già a partire dal XVII secolo eh, in, eh, smorzavano l'autorità papale. In questi stati a regime assolutista che stavano, eh, diciamo, sempre più prendendo piede, il potere papale era, era sempre più messo ai margini. Tant'è che a un certo punto, negli stati cattolici del Portogallo, della Francia, della Spagna e del Regno di Napoli e Sicilia, l'ordine dei Gesuiti veniva annientato senza che il Papa riuscisse a fare nulla per impedirlo. E a un certo punto le pressioni dei Borboni furono così forti che il, il Papa cedette e sciolse l'ordine il 21 luglio 1773. E. Mh, i Borboni minacciavano uno scisma e minacciavano di attaccare militarmente lo Stato Pontificio. Questo è il punto in cui il Papato eh, diciamo, ha minor potere, minor diciamo, voce in capitolo. Questo è il Papa che ha sciolto l'ordine dei Gesuiti, Clemente XIV. Come abbiamo detto, le chiese di Stato. Eh, Lascese delle chiese di Stato, quindi, in qualche modo quelle eh, rette o comunque eh, molto influenzate dal monarca, eh, ebbero il loro modello nell'imperatore austriaco Giuseppe II, che vediamo qui. Questo è un dipinto che è conservato nella Regia di Caserta. Eh, quindi, forti della supremazia dello Stato sulla Chiesa territoriale, eh, finirono poi per avvalersi dei diritti di giurisdizione ecclesiastica. E cosa fece Giuseppe II in particolare? Soppresse monasteri e fondazioni della Chiesa. E neppure la visita del Papa Pio VI lo fece desistere da questo intento. E in tutto questo clima a un certo, eh, si fece strada il movimento filosofico dell'illuminismo, che è estremamente complesso. Qui veramente vi dico pochissime cose giusto per inquadrarlo. E facevano parte diversi, diversi filosofi, adesso qui ricordiamo Limnitz, Tomasius e Kant che vediamo qui. E in particolare, Kant eh, affermava che l'uomo era in grado di servirsi della propria ragione senza la guida di un altro. Questo movimento mise in crisi il cristianesimo che chiaramente era legato alla rivelazione. Man a mano che si faceva eh, questo eh, appello, eh, diciamo così, alla pura ragione, si fece strada tra questi intellettuali, una eh, religione laica, il cosiddetto deismo. Baudin e Locke, tra i più importanti, codificarono questa eh, sorta di religione laica. Che si riassumeva fondamentalmente eh, nel credere a un'entità superiore, alla vita eterna e alla retribuzione della fede, che secondo questi, questi filosofi era un po' il denominatore comune delle religioni rivelate, quindi alla fine tutto il resto era in qualche modo, poteva in qualche modo, se ne poteva fare a meno in qualche modo. Per Rousseau. La vera religione addirittura era semplicemente l'amore per tutto ciò che è buono e bello. Il problema è capire che cos'è ciò che è buono e bello. Quindi si affermava un cristianesimo senza Cristo, senza rivelazione e senza redenzione. E la religione veniva, veniva vista come un fattore di formazione umano. Questa concezione venne portata avanti dalla massoneria che si formò a Londra nel 1717 e da non pochi poeti e artisti dell'epoca. E in Francia, a un certo punto, si espresse con un anticlericalismo che possiamo definire sistematico, quello dei vari Diderot, D'Alembert, quelli che avevano eh, diciamo, inventato l'enciclopedia, e chiaramente di Voltaire che gridava, gridava Ecraser l'infame, cioè annientate l'infame e l'infame era la Chiesa Cattolica. Da qui poi si arrivò alla Rivoluzione francese.